La grande lirica nella superba cornice del Teatro Olimpico. Storia e cultura si incontrano, un inno all'arte con note di struggente bellezza, di gioia, di incanto. Questa è la promessa del premio internazionale intitolato alla vicentina Marcella Pobbe, evento aperto a tutta la città e che ogni anno celebra una stella nascente del bel canto. Abbiamo l'onore di avere con noi Daniela Schillaci, soprano catanese tra le più affermate nel mondo e amica di palcoscenico, con la quale ho condiviso lo splendido debutto di Madama Butterfly a Spalato, e devo dire sarà un'edizione speciale tutta rivolta alla bellezza vocale di questa premiata e anche alla bellezza, perché no, fisica di tutto il sex appeal che si unisce a questa splendida voce in Daniela Schillaci. È il maestro Christian Ricci, l'anima di una serata in cui viene celebrato il bel canto. Daniela Schillaci, oggi come in un passato attualissimo, Marcella Pobbe. Due sono le grandi novità che nel periodo post-Covid il premio Pobbe vuole testimoniare a Vicenza e al mondo. La prima, che la ricetta giovani, vicino alla premiata, è vincente. Quest'anno la seconda edizione dello Young Opera Project porterà sul palcoscenico dei cantanti di nazionalità russa insieme a quelli italiani. Seconda grande novità, molto importante, è il ritorno dell'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta nel Teatro Cittadino, nel Teatro Berico, nel teatro più bello, più antico del mondo. Ritornerà questa orchestra, di cui mi onoro essere diventato direttore artistico, per testimoniare ancora di più che, nonostante il periodo post-Covid, le attenzioni alla cultura e le sinergie tra istituzioni possono portare a livelli qualitativi altissimi.